Ehi la ciurma, io sono Mazzatessa e benvenuti in questo episodio, nuovissimo episodio di Expeditions Conquistador. Allora, un po' deluso da come erano andati gli eventi, ho deciso che visto che probabilmente giocherò una sola volta questo titolo, voglio godermelo per bene e quindi sono tornato indietro al salvataggio prima ancora del sacrificio per tentare, uno, di salvare il nostro compagno e due, di salvare anche Santo Domingo. Quindi ritorneremo un attimo indietro nel tempo con questo salvataggio e vedremo un attimo di ottenere qualcosa di un pochettino migliore. Allora, io sto curando i Ruenes, quindi assegniamo Alvarado a lui, l'altro è sparito, cioè è stato rapito. Quanto siamo di caccia? Lui cosa sta facendo? Allora, fai che riparare l'equipaggiamento rotto piuttosto. Tu invece stai sviluppando la roba per la legna che serve tantissimo, quindi sì. E avremo poco di guardia probabilmente. Razioni come si è messi? Mangiano praticamente tutti i razioni. Allora, tu che sei 9 non importa, per ora tieni 9. Tu che sei 8 tieni 8 per ora. A meno che non sia l'unico 8, non ce ne varia 8. 9. Teniamo Enrique. Teniamo Enrique con doppia razione, ma solo lui per ora, perché faremo poco. 2 unità di carne, appunto. Abbiamo recuperato 2 di equipaggiamento. Ah no, scusate che forse ho la faccia dalla parte sbagliata, No, ok, no vabbè, ma forse andava meglio così, Sì, perché così almeno si vedono le parti giù in fondo. Se no lo mettiamo... No, non così. Tipo così. Però c'è qualcosa forse che copre là sotto. Vabbè, se copre qualcosa là sotto poi dopo vediamo. 10 unità di medicina. Pintado migliorato e il Ruenes si è salvato. Ok, rimangono 12 giorni da sacrificio. Allora noi riprendiamo qua a galoppare. Aspetta, no, devi uscire un attimo dalla strada perché sennò è super un casino qua. E ci accampiamo qua. Allora, tu fatti... Allora, lo prendo io così almeno lui può fare altro, tipo cacciare. Ah, lui è finito con quello, quindi potresti... cacciare, abbiamo bisogno di cibo. Tu potresti guardia e allora mandiamo lui a cacciare forse. Ci può stare, proviamo. Ho 5 unità di carne, è molto poco infatti. E ha migliorato le sue condizioni. Pintado è anche il cacciatore, quindi ha anche senso che sia quello che inficia di più l'esito o non esito della cacciagione. Cioè della cacciagione, della caccia. Ehi, fermati un attimo qua, non andare sulla strada. Vabbè, puoi arrivare fino in fondo. Tanto questa è una giungla, non credo di essere sulla strada. E sì, infatti giungla. Giungla va bene. Allora lui è sempre sotto cura. Lui è sempre che sviluppa. 36 giorni rimanenti sono davvero tanti. Abbiamo qualcosa da costruire? Non barricate, abbiamo bisogno di legname per, per le barricate. Beh, speriamo che vada un po' meglio. Ah, abbiamo delle razioni da gestire in modo diverso. Allora, fai uno di carne e uno di carne, così non consumiamo troppo le razioni. Oh, 14 di carne, alleluia. Pintado si è migliorato, cioè ha migliorato le sue condizioni. Si sta riprendendo un pochettino, intanto mi scrivono al cellulare, porca mannaggia. C'è un maiale, andiamo a prendere il maiale, Cibo non è mai abbastanza. Allora, vediamo.
Assegna a tutti uno di carne. Ce ne avanza ancora? Sì. Allora diamo una doppia razione a chi ha morale basso. Vabbè, basso, che non è al massimo, insomma. Vabbè, diamolo anche a lui che sta male. Ok. E ci accampiamo. Ci sono delle cose contestuali? No. 9 di carne, ok. Pintato migliorato le condizioni. Ok, restano 9 giorni. Dovremmo farcela comunque. Ma magari stanotte non andiamo a caccia e cerchiamo legna tutti? No. No, no, non ha alcun senso. Piuttosto mettiamo delle scorte di carne da parte. Ma lui ancora sta male. Porca miseria. Allora, vabbè, innanzitutto come razioni diamo il doppio a tutti quelli che possono beneficiarne. Due di carne. Perché c'era qualcuno con le razioni ancora? Boh. E due di carne. E ce ne restano 8 da conservare. Lui riesce a conservarne 8, lui ne conserva 5. Lui ne conserva 9, ma poi sceglie. Vabbè, sì, facciamo così. Caccia solo all'88, al 55%. No bueno, però faremo così. Lui come ha messo caccia? Solo due, quindi no, direi che non vale neanche la pena. Vabbè, 8 unità di carne, non va male. Che cribbio, però, se ci hanno rubato le razioni, mettiamo da parte 8 razioni e la guardia invece ci fa perdere 20 razioni. Niente, abbiamo deviato per nulla per quel pecari, moriremo di fame. Abbiamo solo 84 razioni. Ma potremmo anche deviare qua, magari, eh. Allora, Pintado, vai a cacciare. Si è ripreso finalmente. Lopez, tu caccia. Così almeno abbiamo un 81 guardia. Mettiamo questo di guardia. Echeverria di guardia. Così almeno abbiamo. Si è messo un pochettino meglio. E come razioni? No, tu prendi una razione soltanto. No, allora un'unità di carne. Allora, un'unità di carne a tutti. Avanza qualcosa? No. Non basta neanche per tutti, quindi facciamo così. Questi sono una razione, tutti gli altri hanno un'unità di carne, va bene. E ci accampiamo così. Ah, 10 unità di carne, ottimo. Sono rimasti 7 giorni al sacrificio. Ed è in questa direzione, Nespa. No, dove... Sì, è di qua. Ci accampiamo un attimo prima, va? E vediamo se riusciamo a migliorare magari un attimo il morale con... Eh no, siamo con carne giusta giusta, però accampiamoci un attimo. Vedere se... No, tizio di pattuglia non fa la pattuglia, quindi... è difficile che troviamo qualcosa, però... Lui potrebbe forse svilupparci dei triboli. Quanti ne abbiamo di triboli? 3 triboli. No, vabbè, ci sta. Accampiamoci così abbiamo un salvataggio automatico appena prima. Ah, 10 unità di carne, ottimo. Le difese resistono. Ok. Allora, andiamo. Ehi? E se provassimo a caricare di brutto? Oh, l'altra volta avevamo cercato di fare tutti i cosi, i cosini là e poi l'avevano sgozzato. Quindi proviamo a fare tutto a posto? No, però non è molto sensato così aggressivo secondo me. Allora vabbè, ascoltiamo, vediamo un attimo. Vabbè,
attacco adesso, prima che possa ucciderlo. Carichi l'accampamento e ti sembra che il tempo scorra più lentamente. Il tuo sguardo viene subito attirato dalla vista di Esteban che tiene per il collo Antonio, a cui ha legato le braccia dietro la schiena, e dal folto gruppo di selvaggi radunati attorno a loro. Antonio riesce a malapena a reggersi in piedi, ha la testa che penzola in avanti e la pelle tutta rossa e viola, piena di tagli e bruciature. Quando tutti si voltano sorpresi dalla tua improvvisa entrata in scena, Antonio estrae un coltello dallo stivale e cerca di colpire il gigante. Esteban lascia per un attimo preso su Antonio per schivare l'attacco. No, è morto lo stesso. Proviamo a fare un modo diverso. Ma probabilmente muore per forza, non lo so io. Non c'è un modo per salvarlo. Perché abbiamo triggerato lo stesso identico evento dell'altra volta. Ah no. Proviamo un attimo di nuovo questo discorso. Allora, l'altra volta abbiamo affrontato Esteban. Aspettiamo e osserviamo, vediamo un po'. Proviamo così. Esci dal tuo nascondiglio e ordini loro di fermarsi. Subito tutti si bloccano e si voltano verso di te. Julius Mazzetes, ci incontriamo di nuovo. Dopo il nostro ultimo confronto, ho chiesto in giro notizie su di voi. Ho sentito storie davvero impressionanti. Lasciate andare Antonio. Avete lasciato vivi ben pochi dei miei uomini dietro di voi. Vi è piaciuto massacrarli? Non sempre è possibile prevedere come finirà uno scontro, lo sapete anche voi. I Taino si ribellano contro i propri oppressori e voi vi occupate di ributtarli nella polvere, non è forse così? Beh, ora ci sono io a ribellarmi. Credo che vi siate guadagnato il diritto di attaccarmi. Vediamo se riuscite ad abbattere me. Prima liberate Antonio, non c'entra nulla. Avete sicuramente ragione, ma è già nelle mani della tribù. Il sacrificio di Antonio è necessario per garantire la libertà di Hispaniola. A cosa serve la libertà se ottenuta con il sangue degli innocenti? Per quale motivo siete qui, Julius? Per cercare gloria e fortuna, proviamo. Allora sto perdendo il mio tempo. Siete proprio come De Manzanedo, proprio come Leandra. Le persone come voi semplicemente si rifiutano di vedere oltre il proprio naso. Interrompete la vostra folle crociata, Esteban. Richiamate i vostri uomini. Liberate Antonio e unitevi a me. Venite con me sul continente. Quest'isola si riempirà di spagnoli. È solo una questione di tempo. Il continente è inesplorato. Quello sì che è un luogo selvaggio e libero. Hispaniola non è ancora perduta, ve lo dimostrerò. Vi sconfiggerò, così come ho sconfitto quelli che vi hanno preceduto. Dopodiché radunerò le tribù e schiaccerò anche Santo Domingo. Accorgendosi forse che le vostre parole stanno facendo effetto su Esteban, Antonio estrae un coltello dello stivale e lo affonda con forza nel petto del gigante. Esteban grida dal dolore e lascia momentaneamente la presa su Antonio, ma appena riesce a divincolarsi e a mettersi fuori dalla sua portata, la spada del gigante trapassa le sue carni, squarciando il suo uniforme dall'alto in basso e disegnando un arco di sangue sul terreno. Scusatemi. Antonio crolla a terra senza emettere alcun suono. Per un istante tutti tacciano. A questo punto si scatena l'inferno. I tuoi uomini imbracciano le armi e si scagliano contro i nativi alleati di Esteban. Però mi sembra che sia apparso che Antonio è traumatizzato e non che è morto. Lacerazione letale, quindi si è salvato così. Allora, andiamo con quelli che hanno l'attrezzatura top di gamma. No, però allora, dobbiamo modificare un attimo l'attrezzatura perché... Allora, lui non ha equipaggiamento. Alvarado è bene il dottore. Perché non sto prendendo il dottore? Scusate, in tutto ciò. Non hai bisogno del dottore. Togliamo Ruiz piuttosto. Ah, Pintado ha equipaggiamento. Lopez ce l'ha, Zarraga ce l'ha. Cioè, Zarraga non ce l'ha, ma tanto non c'è.
Quelli ci sono. Rui, togliamo tutto l'equipaggiamento. Irwene, togliamo l'equipaggiamento. E mettiamo allora un po' di equipaggiamento difensivo. No, più di quello non può andare come difesa. Ho pintato. È un cacciatore. Allora lo mettiamo così. Di equipaggiamento, poi anche lui è a distanza. Mettiamogli un po' di difesa. Ok, questo è l'esploratore. Allora andiamo così. Andiamo così. Ma Echeverria, gli diamo altra potenza di fuoco là. Trevino, ok. Allora, mettiamo due qua e tre qua, ok. Quindi tutti zero. E là sono messi bene, ok. Non mi ricordo più com'era strutturata questa. Allora, ah sì, dobbiamo stare in difensiva. Ah, perché sono tanti, tanti, tanti. Allora, abbiamo la possibilità di mettere dei triboli? Sì, ma solo fin qua. No, le barricate secondo me mi serviranno più che altro per la prossima Santo Domingo. I triboli rallentano. Ma un coso di triboli qua non ci sta male, dai. E qua, dai. Facciamo così e poi vediamo un attimo di... Ah, il dottore lo mettiamo... Deve stare dietro riparato, tipo qua. Poi mettiamo... Riesci a sparare qualcuno da qua? Dubito, eh. Precisione 0%, sono troppo lontani. Quindi niente, tu invece? No, sono tutti troppo lontani. Quindi aspetta, mettetevi un attimo coperti qua. Ok. E siamo su quella zona perché qua invece potrebbero prenderci da due lati, invece là in fondo no, possono solo venirci da davanti, quindi dovremmo reggere meglio l'impatto. E così il medico può stare dietro, è vero che non abbiamo via di fuga e siamo schiacciati da loro, eh. Però non ci circondano se non altro. Ed essendo che hanno una superiorità numerica forse ci conviene stare così separati. Proviamo almeno. Il fatto di aver salvato il nostro caro dottore è già tanta cosa. Ok, allora io farei che... Andare su quello. E no, anzi, restare là. Così almeno se vengono qua ci circondiamo, cioè li circondiamo, se no la faccio così e vado qua con questo. Ci sta. E il dottore lo metto qua dietro, vai. Quello è medico secondo me, eh.
Adesso poi guardiamo, ma secondo me quello ha la possibilità di curare, quindi... si è preso tutti i triboli in faccia. Ah, eh sì, no, infatti... No, no, credo, pensavo andasse a farsi curare. Ah, mi prende da dietro da quel lato. Molto furbo, effettivamente. Però quello è quello con poca vita. Quindi allora, vediamo un attimo se... bloccato, però ok, è quasi seccato. Allora, io farei che... colpirlo così. Stordisco questo. Così blocca il passaggio agli altri. No, quello è coperto. Sparo quest'altro. E direi quasi che mi fermo così. Posso provare a sparare con quello, ma secondo me non ci piglia, Infatti. Il dottore ha anche il fucile. Proviamo a sparare col dottore. Yeah, grande dottore. Grande Alvarado. No, questo è già sparato. Questo è già attaccato. Questo a posto, questo a posto, questo a posto. Restiamo così. Si è preso i triboli in faccia. Ma mi è venuto così in pancia? Assai strano. Col dottore dovrò andare là dietro a curare quell'altro. Allora, col dottore vai qua e poi questo rimuove... anche il veleno, no? Sì. Allora tu spara questo. Ciao. Poi abbiamo... allora, vabbè, tu attacca questo. GG. Allora spara questo. Questo è lo sciamano, non mi conviene di più tirare giù lo sciamano, Questo cosa fa allora? Lancia un coltello a uno, quindi tipo quel tizio o quel tizio. No, però mi piglio l'attacco di opportunità dell'altro, secondo me. Quindi vado di attacco standard sullo sciamano. E proviamo col fucile. Secondo me non lo becca di nuovo. E invece sì! E invece è andato, c'è crepato anche lo sciamano veterano. Ah, quello ha fatto la sua azione. La sua azione l'ha fatta. Ok, siamo tutti a posto. Quello si muove. Aia, mi attacca. Quello cerca di fare il giro, anche lui. Per cercare di... ah, anche Esteban. Mancato, ottimo. Ma doppio tiro, sì. Mancato, splendido. Questo invece no, per nulla. Vai. Ok, tu cura. Per forza, perché gli ho tolto un botto di vita in pratica. Tu spara questo. Ottimo, allora qua mi sa che facciamo, dobbiamo girarci, quindi allora dai un colpo stordente a questo. Tu muove attraverso e fa un attacco sulla stessa.
Ok, tu vai qua. Non può passare lì oltre, no? Però provo il doppio tiro. Iniziamo bene. Ci siamo quasi, ma non è bastato. E abbiamo usato l'azione di tutti, eh? Sì. Ah, si è bloccato in mezzo ai piedi, splendido! Ah no, indietreggia. Mi sembrava strano, eh? Infatti adesso arriva Esteban e... Ah, e non mi attacca? Si è preso un tiro d'opportunità così a gratis? Allora, direi che con questo posso colpire lui, quindi facciamo così. No! Non ci avevo pensato, non ci avevo pensato. Allora, facciamo che lo stordisci perché non riusciamo a ucciderlo in un turno solo. Oh, tira giù quello. Dottore, riesce a passare dall'altro lato con una sola azione? No, c'è l'altro in mezzo ai piedi. Allora, facciamo che... Questo... Aia! Ah, mi sa che a te conviene scappare di brutto perché quella cavolata là l'ho pagata molto cara. Vabbè, no, tu stai qua, tanto di vita ne hai ancora abbastanza, quindi puoi stare ancora al centro dell'azione per un tot. Allora, questa l'azione l'ha usata, questo no, questo sì. Ah, facciamo che, allora, o attacchi... No, spariamo su Esteban. Che è il più tosto di tutti, c'ha ancora un sacco di vita, eh. Vabbè, 29. Aia, mi ha beccato. Lo sapevo. Però oltre che andare lontano non sapevo cosa... Troppo fare... Oh, tu tira giù questo. Spara quello. Ah, tu muoviti qua. Ok, tu vai di corpo a corpo. Yes, gli ha dato solo 10, ma 10 aveva. Ah, tutti abbiamo usato un coso, però allora lui è caduto da poco, quindi forse ce la facciamo a salvarlo senza che perda ahia equipaggiamento. Ah, c'è qualcuno che può stordire ancora, sì. Allora, fai che stordire, così possiamo circondarlo senza tiri di opportunità e balle varie. Lui lo attacca di qua. Tu puoi sparargli, sì. Yes, ed è andata. E sono tutti illesi, splendido. Abbiamo perso solo uno di equipaggiamento per il critico, per il colpo critico di prima. La battaglia è finita. Sei in piedi in quella che era una amena pianura tra le montagne, la cui erba adesso macchiata di sangue ha assunto un colore orribile marrone. Esteban giace in mezzo alla carneficina con le braccia contratte sul suo ampio petto. Quando ti avvicini, Esteban volta la testa per guardarti, poi si solleva e si mette seduto. La sua arma è rotta, la sua armatura è distrutta, è sconfitto. Ne valeva la pena? No, tutti i miei uomini... Vabbè, sì, questo l'abbiamo già visto. È ancora in vita, ok. Ok, abbiamo trovato 10 di equipaggiamento, 50 razioni, splendido, 20 di medicina e 1500 tesori. Ok, e quindi direi che ce l'abbiamo fatta. Che possiamo salvare con molto onore questa partita.
Io vi invito a lasciare un mi piace, un commento qua sotto, iscrivervi se per caso non l'aveste già fatto. Ciao a tutti e buona giornata.